buongiorno. Qua siamo un reparto latticini, volesse i brodo. Ah, ecco. Buongiorno, don Gamma. Buongiorno. Ci siamo, ah, cliente fisso, ci una conosciamo subito. Sì, quando puoi, parla greco. Perciò perché... io venno qua perché ci siamo, vabbè. Come frate? Ulisse cinque bruvole, se come hai a relare un amico che era malano. Sì, sì. E ci piacciono i bruvole da caro Rausa. Sì, sì. Ora lei che mi consiglia? Penso io, don Gamma. Come volete, rurulite o... Maria, io non ne capisco, chi sa apportare un nuovo viaggio, non credo che ci essano a remodare. Ora vediamo. Lei sa perché non che fare. Sì. Brugno, chi che funge la ditta, non capisco. Perché che funge la caruta? Ah, chi che funge la ditta, su saporosa. Su picciotti, sì, non è che sta a fare malafiore poi ho fatto la funge. No, no. Ne ci siamo a dare cose proprio infungiate buone. Voi non ci avete verrà. Una cinghina, che dico, abbasso. Una cinghina, una, due, tre, quattro e cinque, don Gamma. E cinque, sì. Ma ci sono una bella involtata. Che volete altre cose? Altra cosa, là era la partita da banda, venne qua solo per pigliare i bruoli. Ah, mi raccomando, io ci tengo per questo amico. Mi fa piacere, don Gamma, sì, mi fa piacere. Ogni tanto una veria. E ciò che diventammo fisso, uno si arrabbia, sase, cecca, giova, un prezzo non è proprio chi è lavato, insomma uno si sape... Don Gamma. Vabbè. Vuoi giù a saluto, arrivederci. Vai da avanzare la porta. Magari che non paia niente ci fa. No, che c'è casa. Arrivederci. Arrivederci. Speriamo di avere un altro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. C'è tanto. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Che sombato questo vecchiariero, che sombato. Ogni po' da cavena ne fa morto, dai, rosato. Concittadini e concittadine di Australia, mi è particolarmente gradita l'occasione per rivolgere il saluto più vivo e caloroso della città di Chiaramonte Gulfi e mio personale a voi residenti nella straordinaria terra di Australia. Voi siete i migliori messaggeri della nostra terra perché rappresentate la parte più viva e genuina del nostro popolo. Siamo col consigliere comunale Pippo Tumino. Io oggi ho espresso il mio pensiero dando una valutazione che secondo me il problema che ha posto il collega Schembare attualmente, almeno per quello che ci è dato di sapere, non assume la valenza politica di mettere in discussione questa maggioranza. E qui vi lascio immaginare quello che può succedere in un ambiente in cui ognuno è convinto di stare a fare delle cose che invece non dovrebbe fare. Il turno di Rocco, l'operatore tecnico detto all'assistenza, faccia delle cose perché Rocco è più disponibile, più bravo, o delega di più, o delega di meno, e poi nel turno di Giovanni nessuno ma condivisi, e poi però ognuno deve farsi testimone che quei protocolli vengano effettivamente rispettati. E io volevo anche aggiungere questo per quanto riguardava il discorso delle infezioni, eccetera, che sono ospedaliere, perché qua adesso non ci sono limiti, non sono sufficientemente attenti alle metodiche e alle manovre che andrebbero fatte in asepsi oppure in sterilità. Ancora oggi purtroppo io ho visto in alcuni reparti. A seguito dell'istituzione del nuovo profilo professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza, il Collegio degli Infermieri Professionali, degli Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia di Ragusa ha organizzato questo convegno. Un valido aiuto in tal senso ci è stato dato dal collega Gennaro Rocco, caposervizio sanitario ausiliario presso l'ospedale Forlanini di Roma. L'infermiere cercava da anni una formazione più elevata perché è convinto della necessità di dare alla gente una risposta assistenziale di più elevata qualità. Oggi invece sono commosso perché mi trovo proprio qui, ecco, in un'associazione di Viviani, il quale Viviani e Failla, nei fatti, essendo tutti e due dello stesso partito, dell'allora Partito Comunista, avendo fatto assieme delle grosse battaglie. Io ricordo anche la chiusura di molte campagne elettorali qui a Ibla, fatte proprio da Viviani e da Failla, gli incontri alla società operaia quando lui era presidente della società operaia. No? Ecco, mi ha commosso un po' che anche dopo morti si ci può ancora incontrare in un'associazione e continuare proprio quello che si era iniziato da Vivi. La cosa veramente è commovente, mi commuove per davvero. Giovanni Di Grande è scomparso prematuramente pochi anni fa e gli amici del gruppo Gori, di cui lui era fra i soci fondatori, ci siamo ripromessi di organizzare questa antologica retrospettiva per le condizioni alternanti di salute
del fratello Salvatore Di Grande, apprezzato pittore, che è esposto parecchie volte assieme a lui, quadri che negli anni 50 furono pubblicati. Chi mi ha preceduto, l'assessore Barrieri in particolare, è stato promotore 3 anni fa di questa iniziativa, quindi a me è rimasto soltanto un compito abbastanza semplice, che era quello di fare gli ultimi ritocchi, diciamo, a questo progetto. La tenacia della signora e che si compagna di scuola, amica Scariota, alla quale io voglio fare un applauso. La quale, dopo la dipartita del marito dell'amico Di Grande, che fu mi pare nel 88, 5 anni fa, è venuta e ha chiesto appunto il patrocinio che il comune subito ha concesso e che poi ha realizzato il vice sindaco Di Grande. La sua forma in definitiva ha ricondotto l'idea della radice nell'ambiente esterno della natura. Lunedì scorso il suo no alla giunta Masseri bis. Ieri, improvvisamente, senz'altro dolorosamente, anche se in maniera coraggiosa, la sua uscita dalla Democrazia Cristiana. Le ragioni di questa scelta? E da un pezzo vedevo che nessuna novità era intervenuta all'interno della Democrazia Cristiana. E non si era presa in considerazione tutta la situazione attuale del paese, tutto ciò che era intervenuto dopo il referendum. E ho atteso, e nel momento in cui si è passati alle trattative per la nuova giunta, ho fatto parte anche della delegazione per la soluzione della crisi, della delegazione della Democrazia Cristiana per la soluzione della crisi. E più di una volta però ho esternato le mie perplessità per le soluzioni che si volevano dare. Da occupatori. La parola magica, zitto che ne sta registrando. Scusa.